Siamo a Fort-aux-Chaux, nei pressi di Lembach, in Alsazia del Nord, lungo la linea Maginot, e vedremo un altro forte, un'altra fortificazione. Questa qua è particolare perché è in piano inclinato, perché essendo in una montagna ha alcune gallerie inclinate. L'entrata principale del forte, sempre come Schönenburg. Abbiamo il binario che serve per rifornire tutto il bunker, però la guida non inizia da qua, inizia da in fondo di là dove c'è l'entrata per le truppe. Lungo quella salita avanti di un centinaio di metri c'è l'entrata per le truppe e si vedrà tutto il bunker, particolare, un po' più piccolo rispetto a Schönenburg, ma particolare per via del piano inclinato nelle varie gallerie. Questa è già l'entrata principale. Da là, da quella porta entrano le truppe a piedi e qui abbiamo appunto già le prime torrette di guardia con i mitragliatori. Questa è sempre come Schönenburg, appunto, la torretta di evacuazione. Ci abbiamo il tunnel che ti porta appunto sotto alla scala che poi vai su, tiri giù la botola e scende la ghiaia. Questa è già la cucina, molto, tutto molto simile. Qui abbiamo anche la guida in tedesco francese che ci spiega un po' tutto. Là in fondo, dall'altra parte, abbiamo la dispensa. Qua abbiamo i vari forni. Una foto dell'epoca. E qua abbiamo appunto la dispensa, ci sono ancora i salami, i bouillon Maggi. Guarda quanto è lontano. Lunghissima. Adesso andiamo verso i dormitori. Eh sì, quindi parallele al tunnel ci sono varie stanze con i vari dormitori, 7-8 posti letto anche di più. Il letto così, il cuscino Vedi, è qua. comodità, mica come casa tua che c'hai le reti Eminflex. Sì, ma Qua si dorme già ai bene qua. tempi avevano inventato il fatto di alzare il letto così. La Scusa. mamma quanto intelligente. Ogni letto era occupato da tre soldati che si alternavano in tre turni, mattino, pomeriggio e notte. In alto abbiamo appunto il sistema di filtrazione dell'aria, come abbiamo visto con i filtri carbonici, come a Schönenburg. E questo è l'ospedale, l'infermeria in pratica. Il totale dei soldati in questo bunker era di 580. Qua abbiamo appunto, non si vede molto, ma linea di massima è la sala operatoria. Mangiavi li tiravano su Sì, ma perché lungo il corridoio? perché non c'avevano il refettorio, Ah, non c'è il non c'erano refettorio. le Quindi non c'era il no, refettorio e tiravano lungo il su muro questi, c'erano. tiravano su perché quelli devono stare lì per far passare i Lungo il cavalli. muro c'erano delle rientranze per poter sostare e mangiare. Mentre qua però c'è il refettorio degli ufficiali, allora. Qua un posto telefono di comunicazione, Ops. giornali dell'epoca, l'acqua sgorga dal muro, figa, guarda, ci sono le perdite dal muro. E lungo il pavimento ci sono tutti i canaletti, c'è cioè,
parecchia umidità. C'è parecchia umidità, la temperatura interna è 12 gradi. Qua abbiamo una deviazione con un carrello che non si vede molto, però abbiamo appunto la prima deviazione per i posti di blocco. E la voie ferrée, vous voyez ici, vient d'un plan incliné, parce que la fortification a un plan incliné. Ça c'est unique, uniquement ici. Voilà. Col piano inclinato è l'unico le è questa. Le long du plan incliné circulait un conteneur qui amenait les wagonnets vers le haut. Mm-hmm. Et en haut, tout était distribué, voilà, mm-hmm. vers les blocs de combat, vers la cuisine, etc. Merci. Qua abbiamo già un po' di comodità, appunto come il riscaldamento elettrico. E tutti i tavoli degli ufficiali. Qua è tutto in metallo perché durante la guerra il legno era tutto bruciato. Qui abbiamo il posto generale di comando dove si decidevano le strategie. Con gli attacchi e le comunicazioni varie tra i forti e gli osservatori. Questa è la carta, appunto, la carta con tutte le fortificazioni della linea Maginot che parte appunto da Nizza, Briançon, Grenoble, Lione, Besançon, poi anche di qua, Strasburgo e poi dove siamo noi appunto nel settore nostro. Arrivano fino al nord pass di Calais. Questa è una leggenda, grosso ouvrage, grosse fortificazioni, piccole casematte, movimenti e attacchi aerei. Qua la leggenda dove siamo più o meno l'annato. Und wo sie breite schwarze Schilde sehen, da war die 108 Artilleriepistole. Dazwischen Flünder und schmale Steine. Perché era importante prendere questo settore? Perché diceva che c'erano parecchie industrie qua nell'Alsazia e soprattutto anche giacimenti petroliferi, quindi era un posto abbastanza importante economicamente. E l'unico modo era prenderlo attraverso il Belgio, perché sotto in Alsazia c'erano molte più fortificazioni e le montagne, la conformità del terreno impedivano un attacco diretto, ma era molto più facile passare attraverso il Belgio e raggirare le fortificazioni. Qua abbiamo i vecchi telefoni che ormai non ci sono più, però una volta qua c'erano i posti per i telefoni. Qua fa vedere appunto Episcopio. Come si comunicava con le varie torrette. Mentre qui abbiamo un esempio di come funziona il periscopio, le varie torrette tipo A, tipo B. Altra piantina con le varie fortificazioni e gli osservatori, e qua fa vedere come funziona questa stanza, come prendono le decisioni. Eh bien, nous allons nous prendre par ici pour envahir la France. La France a été occupée pendant la guerre, pendant près de 5 ans. Ça, vous voyez également le voir ici. Ça, c'est le nord-est. Vous voyez, le long du Rhin, que des pointillés, des petits bunkers à la rentrée, avec des mitrailleuses. Et là, vous voyez les carrés, les canons, en quelle est nouvelle. Vous êtes ici, à cette porte. Et qui abbiamo appunto più nel dettaglio con la leggenda. E abbiamo più nel dettaglio le varie fortificazioni. C'è Beach, che è anche bella, e tutte queste sono grosse, medie, piccole, Schönenburg. Allora, quella è l'entrata secondaria che sarebbe delle truppe, no? Qui è la caserma, questa è la cucina.
Questo è il posto comando. Si va al posto di comandamento, adesso siamo qui. Nel centro. Qui ci sono le tre torrette. Sì, appunto, blocco 1, 5, 6. 6, 5. Che e si poi... passa da qua con la galleria di chiusa. E poi noi invece andiamo di qua che si va a questa torretta qui. Lungo il binario ci abbiamo dei posti di fermata con questi fermaglia. Questi servivano per ancorare i vagoni, perché essendo piano inclinato i vagoni, non avendo i freni o anche avendoli ma essendo pesanti, rischiavano di tornare indietro. Con questi lì si poteva ancorare e tenerli fermi qua. Quando spara un cannone cosa succede? L'onda d'urto. Il rinculo e i gas di scarico. No? Per evitare che questi gas di scarico intasassero le gallerie, venivano chiuse apposta perché i gas andassero sull'esterno, non sull'interno. Ah, così i gas riuscivano di nuovo dalle torrette. Questo è il magazzino con le munizioni. Quelle appunto, alcune munizioni non si vede molto, però si vede qua l'alloggiamento per le varie munizioni. Le varie gabbie venivano caricate sul carrello tramite la gru. Il carrello spostava qua e poi andava verso il blocco di combattimento. Tutto questo è magazzino artiglieria, che non si vede molto, ma questa è la botola dove scendevano i bossoli dalla torre di combattimento. Dopo che erano stati sparati, poi si caricava nel carrello e lungo il carrello si portava di nuovo in armeria. Questa maniglia qua serve per far cambiare i binari e la destinazione dei vari carrelli. Tirando la leva si cambiava se farlo fermare qua o portarlo avanti o indietro. Questo è il montacarichi dove si portava appunto la roba. Se si guastava potevi farlo andare addirittura anche a mano tramite le leve. Generatore elettrico appunto per farlo azionare. Ecco come hanno fatto a inventare, da dove hanno preso lo spunto per gli scivoli delle piscine agli acquapark, dallo scarico dei bossoli dei cannoni. Torretta molto simile a quella di Schönenburg, quindi il sistema è sempre lo stesso, si apre, si chiude, c'è un osservatorio anche di fianco a sto giro. Pesa 24 tonnellate, ma giustamente col contropeso là dietro è una cavolata alzarla e chiuderla. Auf meiner rechten Seite ein Ventilator. Da war besonders für Abgas und Ablauf. Ah, non è il generatore elettrico, ma è un ventilatore per i gas di scarico. Che serve per far evacuare i gas di scarico allora. Quindi questa è tutta a mano, non è elettrica sta manovella, sta torretta. Questa è una portata, quasi 10 km. Qua si caricano le granate, appunto, con 6 colpi. Questa manopola qua fa salire sulla granata fino al cannone. Quella appunto è la guida. Lei serve per far e su un lente d'inclinaison ça donne la longueur de tir. E ti è arrivato a parte di sì. La novella carica i bossoli fino su. Allora, on pouvait tirer par canon 24. Questa è una granata, appunto. E on pouvait tirer sur 10 km. Si può toccare. Je vais descendre pour rentrer la couvette. Et vous verrez sur l'écran la couvette qui va rentrer. Et vous verrez également ici tout ce qui va rentrer. C'è del giù. A destra e a sinistra, dove ci sono le curve, la curva appunto dei cavi, ci sono delle rientranze che servono per piazzare la dinamite, perché nel caso i blocchi sono stati perduti, che sono stati conquistati dai nemici, si piazzano le cariche e si fanno saltare le gallerie per non far proseguire verso le altre gallerie.
Abbiamo appunto 24 metri di dislivello per 120 metri. Avec le treuil, on peut démonter. Questo appunto perché la Francia è più bassa rispetto alla Germania. Lorsqu'il y avait beaucoup de courant, plus d'électricité, on tournait manuellement. Voilà. Inizia il piano inclinato, che abbiamo il generatore, che fa vedere un modellino su come funziona il piano. Questo è appunto un contrappeso che serve per far salire e scendere i vagoni. Abbiamo appunto il vagone con le munizioni. Ed è alto, inclinato in modo che quando arriva là in fondo e va a pari del terreno si può scaricare facilmente. Idem quando scende laggiù in fondo. Ecco che arrivata la fine, il vagone arriva in maniera orizzontale, mentre i binari no. Qua abbiamo un museo che fa vedere un po' tutto quanto. Questa è l'officina, qua fa vedere i filtri a carbone dentro, come sono composti, una resistenza elettrica. E questi sono i riscaldatori, i caloriferi delle officine, degli ufficiali. Cavo elettrico e cavo del telefono a 28 conduttori per la DSL Fastweb. Questo è il culo di una bomba da 1000 kg. Varie mitragliatrici, 16 kg, tira a 1 km e 170 metri, calibro 13. Calibro 12, 36 kg per 1,6 km. Questo è un calibro 20, 33 kg per 2,1 km. Varie bombe, eccole qua, altre bombe. E qui abbiamo le attrezzature naziste, italiane, americane e francesi. Abbiamo il Lebel, Mannlicher, mentre tedesco abbiamo la carabina. Poi ci sono baionette varie, altri fucili francesi, no, qua misto, c'è anche l'Africa Corps. Poi abbiamo americano, di americano c'è poco o niente. Arrivo. Mentre di italiano abbiamo Carcano, il Gewehr in pratica. Abbiamo un bel po' di propaganda anglo-americana. Incominciavano a intortare le mentalità delle persone. Il nemico è il buono. Qua siamo nel locale motori e ha spiegato che dopo che la Francia è stata occupata, in pratica qua era stato tutto smantellato perché non servivano più,
e poi a fine guerra sono stati riportati qua, rimontati. Ai lati delle pareti, queste specie di mensoline che si vedono una sopra l'altra a scalare, sono delle sono come delle panche, perché non essendoci né una cappella né una sala riunioni, cosa si faceva? In caso di riunione, feste o intrattenimento, si utilizzava questo tunnel qua, mettendo appunto delle assi, e si aveva delle panche per sedersi e parlare. Qua abbiamo alcuni cannoni da trasporto. Americano questo, calibro 40. E da qui finisce la nostra visita e si va verso il parcheggio dall'entrata principale degli automezzi.